Bene amici del Santec World, se state pensando di cambiare video, fermatevi subito. In questo video facciamo appunto un rapidissimo video su cos'è un range extender, come si configura e come lo potete utilizzare nella vostra abitazione, piccolo ufficio o chissà, magari anche un'azienda. E allora non vi resta che seguirmi in questo video dove spiego di questo Frix VLAN 1160, un range extender di AVM davvero interessantissimo. E allora non mi resta che mandare la sigla, anzi, prima vi invito a iscrivervi al canale, perché molti di voi non lo fanno! E allora, sigla! Ciao a tutti amici delle Santec World, oggi vi presento un nuovo prodotto, sempre della casa AVM, quindi la casa tedesca che produce apparecchi di networking. Abbiamo un range extender dual band, parliamo del Frix VLAN Repeater 1160. Dopo, durante il video, vi spiego anche dove, come e quando usare e quando anche non usare il range extender e soprattutto a cosa serve. Allora, questo prodotto è un prodotto davvero eccezionale, l'ho provato per circa due settimane. Innanzitutto, prima di parlarvi del prodotto, andiamo a vedere un attimino il packaging. Questo è la parte frontale della scatola, questa è la parte, diciamo, laterale, dove spiego un attimino le possibili ambienti di utilizzo. Nella confezione abbiamo un libretto di istruzioni anche in lingua italiana e un libricino che fa vedere tutto l'ecosistema di prodotti AVM, come e dove utilizzarli. Il prodotto, vi dicevo, è dual band 866 megabit per quanto riguarda la 5 GHz e 300 megabit per quanto riguarda invece la 2,4 GHz. Il prodotto è, diciamo, sponsorizzato come Easy Setup tramite il tasto di VPS. Dopo vedremo un attimino come configurarlo. Adesso lasciatemi spiegare un attimo a cosa serve. Ma la scatola la mettiamo un attimino da parte, la lasciamo qua e prendiamo il nostro protagonista di oggi, il VLAN Repeater. Allora, innanzitutto vi dico cosa non mi è piaciuto. Innanzitutto non ha la porta Ethernet Gigabit o Fast Ethernet che sia, quindi ad esempio non possiamo collegarci la PS4 o Smart TV e quant'altro, ma possiamo utilizzarlo come appunto un repeater, appunto per quello che tra l'altro è nato. Diciamo che di solito la porta Ethernet l'hanno quasi tutti i range extender, questo vabbè non ce l'ha. Allora, nella parte frontale abbiamo il tasto, unico tasto che ha triplice funzione, che si chiama tasto di VPS. Se premuto per un secondo spegne il range extender, se premuto per 6 secondi attiva la funzionalità di VPS, dopo spiegheremo cosa serve. Se premuto per 15 secondi va a resettare le impostazioni di fabbrica il prodotto. Il prodotto è molto semplice da configurare, però prima dobbiamo capire a cosa serve e come funziona. Il range extender sostanzialmente riceve il segnale Wi-Fi dal vostro modem router, access point o solo router per riestenderlo nella vostra abitazione. In realtà non è un booster, quindi non aumenta la potenza del segnale del vostro modem router, access point eccetera, ma crea un'altra rete che, se ha lo stesso nome della rete e password, i dispositivi vedranno come un'unica rete, ma in realtà con un analizzatore di rete sotto vedremo due dispositivi, due MAC address, che emettono un segnale wireless con lo stesso nome rete. Quindi praticamente lui cosa fa? Non fa altro che ricevere la rete Wi-Fi dal vostro modem router e la riamplifica. La riamplifica in che modo? Infatti dobbiamo conoscere assolutamente come funziona il range extender per poter capire come installarlo al meglio. Allora, questo prodotto dobbiamo metterlo, diciamo, al limite della copertura del vostro modem router, access point router, affinché possa riestendere la copertura del Wi-Fi nella vostra abitazione o piuttosto che un'azienda o, diciamo, un piccolo ufficio e quant'altro. Quindi, ammettiamo che il Wi-Fi da voi arrivi soltanto fino al bagno. Dal bagno in poi non avete connessione internet. Il range extender non mettetelo in bagno, perché chiaramente lì il segnale non sarà molto stabile. È vero che va messo al limite della copertura Wi-Fi del vostro modem router o access point, però diciamo che piuttosto tenetelo un attimino più vicino alla sorgente del Wi-Fi, in modo tale da garantire sicuramente una resa migliore di questo range extender. Per configurarlo, quindi, una volta inserito nella presa, non dovete far altro che attendere un paio di minuti affinché il range extender si avvii in maniera corretta.
Successivamente andrete sul vostro modem router e premerete il tasto di VPS. Il 90% dei modem router in commercio hanno tutti il tasto di VPS, compresi anche quelli che non hanno fisicamente stampato sul tastino del modem access point router la dicitura VPS, perché potrebbe essere, ad esempio capita sui modem di Telecom, che il tasto di Wi-Fi abbia duplice funzione, come per esempio capita in questo prodotto. E quindi cosa dobbiamo fare? Per esempio nei modem Telecom basta premere per un secondo il tasto di Wi-Fi e si attiverà il VPS, oppure per esempio lo potete anche attivare da interfaccia appunto di configurazione del vostro modem router o access point. Una volta premuto sul vostro modem router access point, andrete sul vostro range extender che, come detto, avrete già collegato la corrente da almeno 3 minuti, premete il tasto di VPS per 6 secondi su questo range extender, per 6 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lasciate, e dopo circa 3 minuti il prodotto sarà configurato. Per capire se sarà configurato o meno dovrete vedere queste tacche che saranno fisse, e in base a quante ne avete sarà il segnale, la qualità del segnale ricevuto da questo range extender. Quindi se ne avete una cercate di avvicinarlo ancora un pelino, perché potrebbe essere che vi crea instabilità. Questa instabilità come si verifica? Banalmente se voi vi collegate alla rete del vostro range extender ma non riuscirete a navigare, questo significa che probabilmente c'è solo, e si spera, un problema legato alla ricezione Wi-Fi del vostro range extender. Ora andiamo a vedere innanzitutto a cosa serve il range extender e quando lo potete utilizzare. Lo potete utilizzare per esempio in un'abitazione su più livelli, per esempio per estendere il segnale Wi-Fi ai piani alti, lo metterete per esempio nel piano intermedio e riuscirete a rilanciare il vostro segnale Wi-Fi. Oppure nel caso in cui ci sia la porta Ethernet di un range extender, potete per esempio estendere sia la copertura Wi-Fi che per esempio anche collegarci una Smart TV o piuttosto che una PS4, insomma un device che abbia la possibilità di essere cablato via Ethernet. Questo non ce l'ha, quindi potrete utilizzare soltanto la funzionalità pura del range extender, quella di appunto del fatto che sia una rete Wi-Fi più performante, perché essendo che ripete la rete arriverà con sicuramente più tacche, per intenderci, sul vostro dispositivo, che può essere un Samsung, un telefono, un tablet, una Smart TV, una PlayStation 4 e quant'altro. Quindi per tutti quei dispositivi che necessitano di una connessione Wi-Fi potete estendere la vostra connessione con questo FreeXPLAN 1160. Perfetto, per questo video credo di aver detto tutto, se ci sono domande sulla configurazione e quant'altro fatemele pure in descrizione, e niente, da Alessandro TechWorld è tutto e al prossimo video. Ciao a tutti da me e da VM, ciao ciao! Perché parliamo di un Nexus, parliamo di TP-Link, il noto brand networking che entra nel mondo degli smartphone. 从人生来，留下。